Ciao Sandro. Vedi che non sei montato su. Aspetta. Prendiamo tre gol. Noi del Birrino prendiamo tre gol. Partenza del Piacenza. Grande azione del capitano. Ciao Dalla. Giornata ideale per giocare. Io farei già fatica, è già troppo caldo per me. No, no, beh, loro hanno contribuito un bel po' a dare. Palla in campo. Palla in campo. Grande, grande! Un arbitro molto concentrato. Intanto qua sul campo 2, miracolo del portiere della SPAL che tiene ancora il punteggio sullo 0-0. Era bella parata. Perché direttore Gandellini da Gualtieri. Grande palla in mezzo. L'arbitro fischia il fallo di confusione, un grande classico. Gli segniamo già. Ah, fuori gioco. Ancora le telecamere non le abbiamo prese. Muoio se mi fate ancora così tanta roba. Ed è il gol! Punizione del numero 6. Il Piacenza va in vantaggio. Punizione veramente, veramente difficile sulla quale poter intervenire. Quindi 1-0 per il Piacenza. Numero 6, Nicolò del Favero. Ancora punizione per la Reggiana. Ed è un grande gol anche qua sul calcio di punizione per la Reggiana. Reggiana, segnato numero 9, Mattia Pettinari. Grande gol, davvero. Una punizione alla Cesare Pellegrini. No, non alla Coppi. Ed è 2-0. Piacenza 2, SPAL 0. Gol del numero 9, Colmi Leonardo. Ah, ripartenza Spezia, ma la Reggiana controlla. Ed è il 3-0. Questo Piacenza veramente si sta candidando come
una delle grandi favorite alla vittoria finale. Il risultato è 3 lì? Sì. Per il Piacenza, ancora segno del Favero. Milan, Torino, Monza, Monza. E Albino. Albino, no? Sì, Albino Lesto. Brava! È qua da stamattina alle 7:30 perché. Abbiamo visto tutto. Vieni per il spray. Altra punizione per lo specialista. Da fuori già si esulta. Attenzione, Quaterna Poker per il Piacenza. E attenzione anche qua! Benietta, 2-0. Vittorioso. Sì, che ha fatto gol. Per la Reggiana ancora il numero 9, Pettinari. Ricordiamo i parziali: Piacenza Spal 4-0, Reggiana Spezia 2-0. Finora qua ottima partita dei granatini, ma lo Spezia non ha intenzione di mollare. L'arbitro migliore che abbiamo quest'anno. Sei il desiderio di ogni donna. Sei bellissimo quella maglia blu, la divisa blu. Fatti quel pelo. Ottima iniziativa qua del numero 20. Di Donato si mette il cappellino, per sicurezza mette il cappellino. Chi dobbiamo chiamare? Chiama le altre quattro squadre. Perugia, Bologna, campo 1.
Queste qua che girano sono? Sì, però dico sul gioco del secondo e intanto si preparano Perugia Bologna sul campo 1 e Pisa Sud Tirol sul campo 2. Non sento. E di là sta facendo 2-2. Di là sta Reggiana continua a spingere, finora ottima prestazione dei Granata. Ormai siamo agli sgoccioli di queste due partite. No. Ricordiamo ancora, Piacenza sta conducendo per 4-0 sulla SPAL, mentre la Reggiana è in vantaggio per 2-0. Vai Dalla, guardatelo, uno dei capi supremi del progetto Intesa. Sboretta. Come è? Ha giocato Boretta, Boretto quando però non era nei bassi fondi. È uno dei maiali, occasione mancata per riaprire la partita. Peccato, ottima azione per lo Spezia. È uno dei maiali. Era la seconda categoria, c'era la rete e quando la prima rete si ritrovava perché il pallone non poteva mai stare per terra. Infatti Coppi si chiama mia lui che dopo era titolare in promozione, era tiro il piattello la panchina a Teodori era che era un che diceva è un altro gran giocatore, era Coso, gol. Cinquina per la Piacenza. Numero 8, Calzati Filippo. Sì, ma dopo giocava a Poviglio. Lui giocava prima di Castello. Come gli ex Piacenza? Come coppia? Il torneo è uscito. Speravo di morire prima di vedere Brandellini. Di Lorenzo, tanto. Intanto che non è niente meglio poi informare a patto della finale di calciato due l'anno là per semifinale.
e finisce la sfida qua con la vittoria della Reggiana per 2-0 con doppietta di Pettinari, mentre anche qua è finita la partita, quindi Piacenza